Ciao ragazzi, eccomi qua, guardate che panorama spettacolare che mi trovo. Sono qua con la mia bici, non so se si vede. Eccola lì. Niente, volevo dirvi che... due riflessioni per quanto riguarda il discorso virus, Covid. È chiaro che non sono un virologo, però un minimo mi informo, no? Vorrei comunque aiutarvi a riflettere su questo che tutti gli esperti sono concordi che lo sport aumenta le difese immunitarie e che la nutrizione aumenta le difese immunitarie. Un apparato, un corpo che ha difese immunitarie forti e un corpo più forte, diciamo che è allenato, risponde meglio a qualsiasi virus, a qualsiasi attacco che viene dall'esterno. E su questo sono d'accordo tutti gli esperti. Quindi la domanda sorge spontanea. Io mi faccio queste domande da tempo, sono un distributore indipendente Herbalife e Herbalife Nutrition, come si può vedere dal logo. La domanda spontanea è: come posso io migliorare o voi migliorare le difese immunitarie attraverso la nutrizione? In teoria dovremmo garantire all'organismo tutti i nostri nutrienti quotidiani con i tre pasti principali, cinque pasti, spuntine e via dicendo. Il problema è la teoria. Questo succedeva fino a 50 anni fa. Il problema di oggi è che i cibi non nutrono più come una volta, per un paio di cause molto importanti. La prima è che la prima, in poche parole, è che l'industrializzazione degli allevamenti, delle coltivazioni, ha creato cibi poveri del 50% circa, e quindi siamo di fronte a un problema grosso, grosso e serio, che è quello della perdita di nutrienti del 50%. Un altro 50%, che pochi lo sanno, è che si perde i nutrienti con la cottura, e ci sono studi su studi. Se volete, vi do anche le fonti di persone autorevoli, comunque studi molto molto importanti che si fanno anche all'università, comunque sia di medici, nutrizionisti, dietisti e via dicendo. Quindi lo partiamo davanti alla cottura, l'altro 50%, e anche questo è un problema molto molto serio. Quindi, se si pensa che il 50% va via con l'industrializzazione, il 50% va via con la cottura, diventa un problema grosso grosso, perché ci rimane veramente una percentuale molto molto bassa. Altri nutrienti li perdiamo con il processo di digestione, di assimilazione. Quindi succede che alle nostre cellule, al nostro organismo arriva praticamente quasi pari a zero di percentuale di nutrienti che in teoria dovrebbe arrivare per nutrire le cellule, per difendere quindi l'organismo. Quindi, una volta saputo questi dati, che si può fare? Bisogna integrare. Ormai non è più una moda, ma è una necessità, è questo di cui ti voglio parlare. Se volete chiamatemi, facciamo una chiacchierata e ti posso spiegare come potresti integrare l'alimentazione quotidiana per te e la tua famiglia. A me questo virus preoccupa poco, perché comunque sia non mi preoccupa quasi per niente, perché da più di 9 anni mi occupo comunque di benessere e di nutrizione. Integro alla mia normale alimentazione con gli integratori alimentari Herbalife Nutrition, che da più di 40 anni in quasi 100 paesi al mondo si occupa, aiuta le persone con dei prodotti a base naturale ad integrare la normale alimentazione per andare a colmare le carenze, per rendere la vita un po' più semplice, con più energia, con più difese immunitarie. Quindi le strade da ora: o continui a fare quello che hai sempre fatto, questo è un tuo problema, ma non lamentarti, oppure ascolti me, in questo caso, che ti suggerisce di chiamarmi, di affidarti a me, di fare una chiacchierata per vedere come puoi migliorare la tua situazione per altri contenuti. Per me no problem. È chiaro che se inizierai i prodotti di Herbalife Nutrition, io ci guadagnerò qualcosa, ma quello che ci guadagni di più sei tu.
perché avrai una vita completamente diversa, più energia, più difese immunitarie e quindi anche buon umore. E come dice qualche saggio, il nostro umore dipende dall'ultimo pasto fatto. Ok? Chiamami ora o mandi un messaggio o contattami. Ciao ciao ragazzi, anche su WhatsApp.